Buonasera a tutti, grazie all'onorevole Lia Quartapelle per aver accettato il nostro invito. Attualmente l'onorevole è vicepresidente della Commissione Esteri alla Camera dei Deputati e faremo con lei una breve chiacchierata durante la quale cercheremo un po' di inquadrare alcuni fronti caldi che sono alle porte dell'Europa, la guerra in Ucraina. Emergendo forti tensioni che in qualche modo si sperava potessero essere state almeno allentate, se non risolte. Lei, onorevole, è rientrata da pochi giorni da una missione in Ucraina con lo European Council of Foreign Relations. Qual è stata la prima impressione che ha avuto arrivando per la terza volta in Ucraina, perché per lei è già un ulteriore viaggio istituzionale, e cosa di questo viaggio ha portato con sé? Allora, volevo ringraziare molto il Giovane Avanti, Riccardo Imperiosi, il suo direttore Giulia Cavallari per l'invito e scusarmi che avevamo programmato una diretta un giorno, ma ho avuto un contrattempo legato all'attività istituzionale. E ringrazio per la possibilità di parlare di questi temi. Sì, sono giorni abbastanza caldi, nel senso che sta terminando, è appena terminato il summit di Vilnius. Ed è insomma il tema ucraino, politica estera è come sempre di grande in Ucraina io ho trovato un paese come sempre determinato. Ci sono due cose che mi hanno colpito, due numeri che mi hanno colpito. Il 78, cioè, c'è un sondaggio che dice che il 78% degli ucraini ha avuto o un parente stretto o un amico caro che è morto o che è stato ferito durante la guerra. Quindi ormai il conflitto è una cosa che riguarda tutti, senza distinzione tra le persone che vivono nell'est o nell'ovest. Secondo numero è che invece l'87% dei cittadini ucraini in un sondaggio dell'Istituto di Kiev di sociologia dicono di pensare che il futuro del proprio paese sia migliore del presente e del passato. In questi due numeri c'è tutta la realtà della guerra. Da un lato una guerra estremamente sanguinosa, estremamente dura, estremamente difficile, e dall'altro il fatto che però si ritiene di combattere per una cosa giusta, per una cosa positiva, per un futuro. Questa è l'Ucraina che ho trovato e credo che sia l'Ucraina che noi dobbiamo continuare a sostenere. Infatti, proprio riguardo il vertice NATO di Vilnius, diciamo, si pensava fosse un vertice che poteva segnare, almeno per il momento, l'ingresso dell'Ucraina nella NATO. Invece, dalle parole di Zelensky c'è stata anche una forte amarezza. Quale sarà il futuro effettivo per l'Ucraina? NATO sì o no? Il vertice ha deciso di non decidere. Gli ucraini chiedevano un invito, non adesso, ma quando ci sarebbero state le condizioni, cioè al termine della guerra, un invito per sostanzialmente continuare a sperare. Che cosa vuol dire la NATO per l'Ucraina? Vuol dire un ombrello di difesa che permetterà al paese di non dover più subire l'aggressione russa. Considerate che l'Ucraina indipendente esiste dal 91, quella dell'Ucraina è una storia di continue interferenze da parte della Russia, iniziata con il fatto che la Russia ha intimato all'Ucraina di consegnare le armi nucleari nel 94, continuata con tutta una serie di interferenze nei processi elettorali, mano a mano che si sono votati dei candidati più filoeuropei. È proseguita nel 2013 con la contrarietà della Russia all'accordo di adesione commerciale dell'Ucraina rispetto all'Unione Europea, è proseguita nel 2014 con l'invasione della Crimea e la destabilizzazione di Donetsk e Lugansk, e poi nel 2023
con l'invasione su larga scala, quindi che gli ucraini chiedano dei meccanismi, degli impegni, una prospettiva che li liberi dal rischio di un continuo conflitto con la Russia è assolutamente comprensibile. La NATO ha risposto che si procederà con l'invito quando gli alleati saranno d'accordo e quando ci saranno le condizioni, rimandando la palla in tribuna. Io credo che questo sia un errore, perché si trattava di una mossa politica che avrebbe dato una grande speranza e è dato un bel segnale ai cittadini ucraini che rischiano tutti i giorni nella guerra. L'altra cosa positiva invece dal Summit di Vilnius è stato questo, ma è stata anche una cosa positiva, cioè il fatto che tanti paesi stanno firmando, firmeranno, proseguiranno con una serie di garanzie sostanziali nei confronti dell'Ucraina, in particolare di fornitura di armi e addestramento delle truppe. Infatti ormai è più o meno un mese che si sente parlare di controffensiva ucraina, quindi è vero, ancora bombe, ancora esplosioni in questo territorio ormai devastato, però preme anche guardare al nostro paese, cioè qual è la posizione dell'Italia nel proseguire questo impegno militare all'Ucraina. Ma sappiamo anche che nel panorama politico c'è chi ritiene che sia giunto il momento di non inviare più armi e parlare di pace. Però un tavolo diplomatico, un tavolo di negoziati, diciamo che non può essere effettivamente aperto se continuano queste violente ostilità, soprattutto da parte del paese invasore. Perché vale sempre quello che è stato detto: se l'Ucraina smette di combattere, smette di esistere, quindi anche l'Europa è in pericolo, perché è come se l'Ucraina si trovasse un po' ad essere quel cuscinetto di confine tra la Russia e l'Europa. Quali sono, ma anche quante sono, le possibilità per l'Ucraina di avanzare in quei territori che sono stati ammessi, sappiamo, con quel referendum farsa da parte della Russia? Ma allora, la controffensiva è più lenta del previsto, forse anche perché siamo abituati che ci siano delle controffensive, che le cose avvengano con i tempi di Netflix. No, nella vita reale le cose non avvengono con i tempi di Netflix, anzi. La controffensiva non sta avvenendo, cioè ci si aspettava che la venisse lanciata e poi che producesse dei risultati immediati. Non è così, in particolare per una ragione, cioè che nei mesi invernali i russi hanno fortificato le loro posizioni creando vari livelli di trincee e davanti alle trincee sparando le mine. Quindi hanno seminato 2 milioni di mine. Quindi l'avanzata per arrivare alle trincee è un'avanzata molto faticosa, soprattutto se si cerca di fare questa operazione senza una copertura aerea, che l'Ucraina in questo momento non ha, perché non ha l'aviazione. Queste sono le ragioni per le quali è complicata la controffensiva. Però si va avanti e valuteremo il risultato della controffensiva alla fine del periodo, diciamo, estivo e all'inizio del periodo autunnale, quando il terreno tornerà a essere molle e non permetterà più l'avanzata. E io confido che alla fine ci saranno dei risultati, perché è sempre stato così, perché gli ucraini combattono con una grande motivazione nonostante le tante difficoltà. Certo, ogni giorno che passa nell'occupazione è un giorno che per i cittadini ucraini delle zone occupate è un giorno di vessazione, è un giorno di rischio di stupro, di rischio di uccisioni immotivate, insomma è un giorno intollerabile. Questo va ricordato, perché tante volte in Italia si pensa che è importante che smettano di combattere, ma se si smette di combattere senza aver liberato il territorio, la realtà è che nelle aree dove si smette di combattere però restano le truppe di occupazione, c'è una situazione di occupazione. In Italia noi la conosciamo molto bene, quella situazione di occupazione, la situazione che ha vissuto per esempio il nord del nostro paese tra il 43 e il 45, ed è la situazione in cui ci sono stati i peggiori eccidi e crimini dei nazisti contro la popolazione civile, perché mano a mano che la situazione di guerra diventa più complicata e sta diventando complicata per i russi, ce la si prende coi civili. È per questo che è difficile ed è importante proseguire in un sostegno a questa attività militare di controffensiva.
Una questione che sta venendo alla ribalta di nuovo negli ultimi giorni è legata al grano ucraino, che sappiamo molto bene che l'Ucraina è stata considerata il granaio d'Europa. Un po' di tempo fa sui giornali, insomma, le notizie indicavano la scelta dell'Unione, in qualche modo dell'Unione Europea, di accontentare, tra virgolette, di accontentare la Polonia e l'Ungheria sulla questione del grano ucraino. Perché l'Unione Europea ha permesso al grano ucraino di essere venduto nel mercato unico senza i dazi doganali. Però questi due stati, Polonia e Ungheria, che sappiamo essere la Polonia solidale con Kiev, però l'Ungheria anche il paese più critico, questa volta si sono trovati in realtà d'accordo nel non accettare più il grano ucraino perché in qualche modo può mettere a rischio le produzioni interne degli stati. Questa strada è stata seguita anche dalla Slovacchia, ma a questo punto la solidarietà europea anche a livello economico, cioè fino a quanto può spingersi, cioè quanto può essere sostenibile anche su un lungo periodo. Ma secondo me non c'è limite, nel senso che ovviamente i soldi devono essere utilizzati in modo corretto, non devono, però va considerato che non è che c'è un. Cioè, noi abbiamo deciso di sostenere un paese che è in guerra ed è un paese che sta facendo di tutto per resistere. Quindi non è che c'è un livello oltre il quale il nostro sostegno non si può più dare. Bisogna farlo finché l'Ucraina resta l'Ucraina che noi conosciamo, ovviamente. Ma non è che diciamo 10 miliardi e poi si quantifica invece 12 miliardi non si può più fare. Ovviamente sono ben consapevoli i cittadini ucraini, le controparti, le istituzioni, il governo ucraino che non c'è una disponibilità illimitata. Però io credo che in tutti questi mesi una cosa dovremmo aver imparato, invece non è stata bene imparata, cioè che il tempo è dalla parte di Putin e quindi dobbiamo programmare i nostri aiuti, sia militari che di aiuti economici, perché altrimenti il rischio è che siamo sempre troppo reattivi e mai proattivi. Cioè, quindi seguiamo un po' gli eventi e questo indebolisce la nostra capacità di intervenire in modo incisivo. Sicuramente torneremo a parlare di questi temi e torneremo a parlare di Ucraina perché è ormai diventata un po' anche la nostra quotidianità, essere attenti non solo insomma, a quello che accade all'interno del nostro paese, ma guardare al confine dell'Europa. E proprio passando ad un altro fronte, che quel fronte che si sta risvegliando, quel fronte dei Balcani, quei territori che, come dicevo nell'introduzione, erano stati definiti la polveriera d'Europa quando negli anni 90, in particolare il 98 e il 99, furono teatri di violentissimi scontri, atti di genocidio. E proprio ieri, l'11 luglio, era anche l'anniversario del genocidio di Srebrenica. Per l'Unione Europea si è aperto, in qualche modo riaperto, un altro fronte che in realtà non era mai stato chiuso, quindi siamo a due fronti, quello ucraino da un anno a questa parte e questo nuovo fronte, quello dei Balcani. Noi sappiamo che diciamo, l'evento che possiamo dire che ha diciamo, scatenato la crisi è stata l'elezione dei sindaci di etnia albanese in località che invece sono popolate da cittadini a maggioranza serba, quindi ci troviamo nel Kosovo settentrionale. Però sappiamo bene che questo è un evento, perché questi territori interetnici hanno sempre come un magma che ribolle, quindi dei contrasti che non sono mai sopiti. Quello che le voglio chiedere è: la Serbia oggi è considerato ancora uno dei pochi paesi vicini alla Russia, al punto che il primo ministro kosovaro è stato accusato dalla Russia di essere responsabile in qualche modo delle tensioni anche che si stanno vivendo nella zona. L'Unione Europea ha la forza politica di poter affrontare anche questa ulteriore crisi geopolitica?
La deve se non ce l'ha, la deve trovare. Nel senso che non è che uno può sottrarsi rispetto alle crisi che avvengono ai nostri confini, cioè non è che puoi scegliere se fare o meno la riforma delle pensioni o fare o meno un intervento sulle scuole del tuo paese, la politica estera non te la puoi scegliere, puoi creare delle condizioni per essere meno sopraffatto da quello che accade, punto, nient'altro. E credo che questo vada detto perché, insomma, spesso i cittadini, soprattutto in Italia, di questa cosa non si rendono molto conto, che c'è una durezza e una determinatezza della situazione in cui uno si trova quando fa politica estera che è inversamente proporzionale alla capacità di influenza che un paese ha. E se questa capacità di influenza non viene allenata, il paese non riesce a reagire poi nei momenti di crisi. Quindi questa è la ragione per la quale le ambasciate vanno sempre tenute aperte, bisogna investire risorse sulla politica estera nei tempi di pace per poi appunto nei tempi più complicati come appunto quello della guerra in Ucraina si hanno tanti fili da tessere. Sui Balcani la situazione è una situazione molto complicata che risente ovviamente anche delle dinamiche tra Unione Europea e Russia. Credo però che lì bisogna anche un po' ragionare sul perché siamo arrivati dove siamo arrivati, cosa che finora non è stata fatta, e in particolare c'è una grande responsabilità dell'Unione Europea nel non avere seriamente approfondito e portato a termine la promessa dell'adesione dei paesi dei Balcani all'Unione Europea. Che, ricordiamo anche che politicamente parlando, ma anche a livello proprio di notizia, ciò che ha fatto scalpore o comunque ha fatto suscitare anche una certa tensione, una certa paura, è stato il ferimento dei 34 militari della KFOR, tra cui 14 italiani, durante gli scontri tra le truppe NATO e i manifestanti nel nord del Kosovo. Cioè un evento che in realtà non si era mai verificato dal 2008 o anche degli anni precedenti. Cosa significa questo? Cioè uno scontro comunque tra una forza della KFOR che è rappresentanza della NATO e diciamo, i manifestanti locali. E significa che c'è una grande tensione su linee etniche e che c'è una politica che non fa la politica, che non è all'altezza della sfida. Cioè la politica dovrebbe trovare delle soluzioni allo status quo e invece fomenta la situazione di tensione che c'è tra le varie comunità etniche o nazionali, e questo è quello che crea la tensione ed è la ragione per la quale invece ci vorrebbero delle leadership più coraggiose in quei paesi. Grazie. Venendo però all'Italia, che sempre in tema di politica estera, almeno a livello anche di cittadini, è difficile comprendere il ruolo, diciamo, che l'Italia ha all'interno, diciamo, del piano geopolitico. All'interno di questa nuova crisi nei Balcani, anche alla luce del ruolo che l'Italia ha avuto negli anni passati, che ruolo avrà o potrà avere a livello di politica estera il nostro paese? Perché quando ci fu il crollo dei regimi nei Balcani, l'Italia in qualche modo, essendo quelle zone al di là del Mar Mediterraneo Adriatico, quindi dall'altro lato, l'Italia si è trovata a doverle gestire in qualche modo quelle crisi interetniche anche dal punto di vista di politica interna e militare nel periodo della guerra civile. Con questa nuova crisi geopolitica, l'Italia come si può posizionare? Dovrebbe darsi da fare, invece non si sta dando da fare. La cosa notevole, secondo me, è l'atteggiamento che ha tenuto Giorgia Meloni al summit di Vilnius. Giorgia Meloni non ha incontrato Zelensky,
non ha reso disponibile il nostro paese per la cosiddetta coalizione dei jet, per la coalizione degli F-16, anche se noi potremmo addestrare effettivamente i piloti degli F-16. Perché insomma ha incassato sull'Ucraina l'immagine di essere una donna di Stato, e adesso sa che ci sono tante ragioni per le quali l'opinione pubblica non è così favorevole a vedere un maggiore protagonismo italiano. Però quello che sta accadendo nel mondo è questo. E quindi se non sei lì, se non sei nei Balcani, se non ti dai da fare nel Mediterraneo e sei semplicemente ossessionato dalle vicende migratorie, cioè se non metti in campo una politica estera, lo dico pensando a un governo che ha come obiettivo quello di durare almeno per 5 anni di legislatura, ecco, se non ti dai da fare, poi sono gli altri che si danno da fare per te. Quindi il rischio è che ancora una volta ci troveremo in qualche modo ai margini di quelle che saranno le decisioni fondamentali per un assetto e un riassetto. A me ha colpito molto, tornando in Ucraina anche questa volta, la quarta volta che andavo in Ucraina da quando c'è stato lo scoppio della guerra. E la prima volta che sono stata c'era un grande interesse per vedere due parlamentari italiani. La seconda volta che sono stata veniva riconosciuto il ruolo di leadership di Mario Draghi sulla vicenda dell'adesione. La terza volta che sono stata, che era a febbraio, si riconosceva ancora il ruolo che aveva tenuto il governo Draghi. Questa volta nessuno ha parlato d'Italia, ha parlato solo Kuleva, il ministro degli esteri, dicendo quanto era stata importante la leadership di Draghi. Punto. Fine. Questo è un bel problema. È il senso che questo governo ha deciso di farsi tirare dagli altri. Cosa notevole, perché questo è un governo nazionalista, patriottico, che dovrebbe invece darsi da fare, no? Per soprattutto un paese del G7. Tra l'altro, appunto, l'anno prossimo c'è la presidenza italiana del G7, quindi tante cose non si possono non vedere. Ci sarà molto da fare, perlomeno noi auspichiamo che l'Italia anche a livello di politica estera torni ad avere una sua rilevanza come l'ha avuta appunto anche nel periodo di governo di Mario Draghi, però è chiaro che non può essere solo la persona, ci deve essere il lavoro delle istituzioni dietro per poter dire l'Italia. Io però penso che la persona faccia molto. Perché su queste questioni, che sono questioni di vita o di morte per un paese, alla fine è la personalità, la capacità, lo spessore del Presidente del Consiglio o della Presidente del Consiglio che fa la differenza. Faccio un esempio che non è italiano. Boris Johnson e Sunak, si vede la differenza di presenza, è sempre lo stesso paese, sempre lo stesso partito, ma la riconoscibilità di Boris Johnson, che pure su 100.000 cose ha fatto veramente peggio rispetto a Sunak, è effettivamente innegabile. E la stessa cosa, cioè ovviamente diverso perché stiamo parlando di Draghi, non di Davo. Boris Johnson, Draghi e Meloni. Draghi a un certo punto ha deciso che era il momento per l'Europa di accogliere l'Ucraina. L'ha deciso lui e ha portato gli altri lì. Ti ricordiamo il viaggio in treno con Scholz, esatto, e Macron, cioè quella foto, quell'immagine che è stata fortemente significativa e che chiaramente non rivedremo mai quel gruppo di stati e soprattutto non rivedremo quella centralità dell'Italia in quel momento storico. No, tra l'altro l'Italia in quel quadro stava molto bene, non solo per orgoglio, ma perché riequilibrava un'Europa che sta facendo fatica, anche perché il rapporto franco-tedesco è un rapporto in questo momento non facilissimo. Questo è anche vero, ma soprattutto anche per la Francia, per tutti i problemi interni che la Francia ha. Sì, ma anche perché i due presidenti, cioè il cancelliere e il presidente francese, hanno personalità diverse. Ci sono tante ragioni per le quali questo rapporto funziona male, però se il rapporto funziona male ne risente l'Europa.
Infatti quello che si dovrebbe auspicare oggi per il futuro è quello di avere un'Unione Europea che sia concentrata in maniera forte non solo sul piano economico ma sul piano estero, perché in qualche modo ne va della sopravvivenza dell'Unione Europea stessa. Esattamente. Quindi non deve essere solo quella semplice unione di stati, ma guardare effettivamente ad un piano di politica estera unitario, perché altrimenti non riusciremo mai a pensare poi a quella federazione di stati di cui si parla da decenni ormai. Esattamente. Io, onorevole, la ringrazio. Grazie a voi. Grazie per il tempo che ci ha dedicato, perché come sempre esaustiva nel fornire delle spiegazioni sui temi della politica estera. Speriamo di rivederci presto con altri aggiornamenti, perché sappiamo molto bene che gli aggiornamenti non mancheranno. No. Speriamo siano aggiornamenti positivi. Grazie a voi, positivo. Grazie a quello che fate con il Giovane Avanti. Grazie, buon lavoro.